Proprio sul ricordo di queste storie, di queste favole della nostra infanzia, io ho scritto un libricino, perché voi direte, ma tu hai scritto una stronzata sulla mente? No. Anche questo. Io da questo libricino questa sera vorrei leggervi alcune favole. Comincio con delle favole brevissime, brevissime, tant'è che sono tratte dal capitolo Le favole di Pedro, che è un'amica mia che scrive proprio favole vuote. E la prima fa così. Un bambino negro con un coccodrillo al guinzaglio che incontrò un bambino bianco. Il bambino bianco dice: che bella scimmietta che tieni. Il bambino negro dice: non è una scimmietta, è un coccodrillo. Il bambino bianco rispose: non parlavo con te. Sono corte, subito finiscono, immediatamente. Alla luce di questa fiaba voi potreste pensare: ma allora tu sei razzista? No, io sono napoletano e abito a Milano. Per cui in caso sono razziato, se proprio vogliamo andare a controllare. Ma me ne leggo un'altra, visto che siete un pubblico così ricettivo. C'era una volta un asino e un maiale che si incontrarono. E il maiale disse all'asino: ma che brutta vita che fai tu, guarda, l'uomo ti carica di pesi dalla mattina alla sera e poi basta, e tu avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, e poi il giorno dopo ti carica di pesi un'altra volta e tu vattene un'altra volta e tu avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro. Guarda, fai veramente una brutta vita. Allora l'asino guardò il maiale e disse: ma tu non sei quello dell'anno passato, eh? Finita anche questa! Ve ne leggo un'altra. C'era una volta una bambina con una vacca al guinzaglio che incontrò un signore che gli chiese: dove vai, bella bambina? E la bambina disse: porta la vacca a fare montare dal toro. E il signore disse: ma che scandalo! Ma questo è un lavoro che dovrebbe fare tuo padre. No, no, lo deve fare il toro, disse la bella. Finita anche questa. Vi leggo quest'ultima. Questa non la capisce mai nessuno. Non facciamo brutta figura, eh? Mi raccomando. C'era una volta un gallo che nel giorno di Pasqua vide le uova sode tutte pittate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò. Qua lascio sempre un poco di tempo per riflettere, per spiegarsela da un bancarello a un'altra, da eventualmente, se uno volesse, andare proprio a cercare il pelo nell'uovo. Io sento che là se la stanno spiegando, per esempio. Che può fare? Là si stanno spiegando quello del coccodrillo, vabbè, stanno indietro col programma, vabbè, non va niente, vi leggo quest'ultimo. In realtà quella che volevo leggervi è questa favola qui che si intitola Il brutto anatroccolo. Il brutto anatroccolo. Brutto anatroccolo. Eccola! Perché abbiamo studiato tutti gli effetti, ecco. Alla parola il brutto anatroccolo, tacca, si appiccia e controluce. Però siccome tengo un tecnico che si fa di quelle canne di questa maniera, eh? Hasta la papà! Contento! Come va? Stanno facendo una festa, sono nel loro mondo, capito? Poi si sono messi in due per la ripresa televisiva, una a Ravoglia e l'altra lì, capito? Così stanno un poco, si anticipano le cose. Il brutto anatroccolo. Guarda là. Il loro motto è fatti, non parole, ecco il latino. Allora. C'era una volta un'anatra che fece cinque uova, quattro normali e uno enorme, ma così grosso che il culo gli fece male per 8 giorni. Dall'uovo grosso nacque un papero che era un gesso, una monnezza, faceva schifo. Era calvo, che sembrava una zampogna, ma con gli scarponi da sci perché teneva delle caviglie tante. Aveva la pelle d'oca, che è normale per un papero, no? Lui la teneva sulla lingua. Aveva gli occhi con le zampe di gallina, belli, tutte e tre molto belli. Peccato il colore, fucsia. Ma aveva una caratteristica, soprattutto era negro. Ma così negro che Mike Tyson a confronto sembrava finlandese. E quando mamma anatra lo vide disse: oh, il mio piccolino è negro.
e l'aggredì con un rastrello e lo sfabbricò di mazzate. E coperto di sangue era più apprezzato perché non si capiva tanto il colore. Un giorno l'anatroccolo andò sull'aia e incontrò due galline che lo videro e disse: «Ah, un negro!» E l'aggredirono con un rastrello e lo gonfiarono come un tacchino. Gli ruppero l'osso del desiderio, gli spalmarono le dita, nel senso che prima le teneva palmate, e lo sgommarono di sangue che gli dovettero mettere più chiodi che a Pinocchio. Quando si fu rimesso, il papero tornò sull'aia e incontrò un cane e chiese: «Sono brutto?» «No», disse il cane, e vomitò. Allora, il papero disse: «Ma è brutta la pelle nera?» «No, no», disse il cane, «tengo pure un portafogli di pelle nera». E dicendo questo, cominciò a picchiarlo col piede di porco. E il porco era d'accordo. E lo suonò. Suonò come un'ocarina. Poi il cane se ne andò. «Bene», disse il papero, «si è dimenticato di aggredirmi col rastrello». Il cane tornò e disse: «Cazzo, mi sono dimenticato di aggredirti col rastrello». E gli ruppe tutti i femori. Allora il papero decise di andare a vivere ai confini della legge e andò a vivere tra le canne. Ma siccome con la legge Martelli anche una sola canna è legale, un poliziotto che passava di là l'aggredì con un rastrello e lo spogliò di mazzate. E venne l'inverno e il papero faceva sogni erotici e sognava di spogliare un'anatra per farsi un piumino e pensava come sarà il futuro, avrà una moglie, delle uova. Poi finalmente tornò la primavera e il papero si accorse di essere un cigno nero. Allora tornò sull'aia orgoglioso e tutti fecero: «Oh, e tu chi sei?» E lui disse: «Il brutto anatrocco». «Ah, cazzo, sei tu!» E lo aggredirono con un rastrello e gli spappolarono tutto il patè de foie gras. Allora il papero spiccò il volo fiero ed elegante, un cacciatore lo vide, gli sparò. Stretta la foglia, la via è piccolina, contro il razzismo non venne medicina.